Da qui passa l'Italia del domani. È qui che vari Pirlo, Buffon e De Rossi hanno spiccato il volo verso la definitiva consacrazione. Le nazionali giovanili sono da sempre considerati serbatoi dei futuri talenti. In particolare l'Under 18 rappresenta forse quella categoria di mezzo fondamentale per il salto in Under 19 e successivamente in Under 21. In occasione dello stage di 3 giorni, tenutosi a Coverciano dal 6 all'8 settembre, Vivo Azzurro ha avuto modo di intervistare il CT Paolo Vanoli, che ha tracciato un bilancio del suo mandato sia da allenatore, iniziato ufficialmente al termine dello scorso anno, e sia più in generale da componente dello staff tecnico delle formazioni giovanili. Il bilancio, devo dire, è molto positivo. Positivo se pensiamo che col lavoro iniziato da mister Sacchi e in collaborazione con mister Viscidi abbiamo raggiunto in breve tempo dei risultati anche sorprendenti con i ragazzi che hanno saputo interpretare la nazionale Under 18 con lo spirito e la voglia di essere sempre protagonisti, perché l'anno scorso su 5 partite internazionali più una nazionale hanno sempre vinto. Essenziale nel processo di crescita del settore giovanile del Club Italia è stato l'apporto dell'ex coordinatore Arrigo Sacchi, congedatosi lo scorso 1 agosto, ma che di fatto ha avviato un nuovo percorso formativo dal quale il nuovo CT Antonio Conte ne potrà sicuramente trarre beneficio. Quello che ci ha insegnato mister Sacchi in questi 4 anni è stata la professionalità. Trovare giocatori funzionali, educati, e il rispetto delle regole e soprattutto la voglia, e quello che dice anche mister Conte, di indossare questa maglia. Obiettivi raggiunti e prossimi obiettivi da raggiungere. Tra le nuove linee guida indicate da mister Conte c'è sicuramente quella di sperimentare proprio con l'Under 18 le sue idee tattiche per la nazionale che verrà. Gli obiettivi adesso sono quelli di allinearci al nuovo corso di mister Conte, quindi sicuramente tatticamente piano piano ci saranno delle evoluzioni e piano piano l'Under 18, come ha già detto il mister in un'intervista, sarà quella che magari, non avendo competizioni internazionali, si sperimenterà qualche cosa di nuovo. Gli ostacoli, tuttavia, per il CT Vanoli e tutto lo staff azzurro sono molti, a cominciare dalla difficoltà delle giovani leve italiane di trovare spazio con i propri club. Sto notando che da quando è iniziato questo ciclo qualche cosa sta cambiando. E dico sempre che i progetti si vedono a lungo termine, però già quest'anno anche in Lega Pro e in Serie B stanno puntando molto di più sui giovani, perché i giovani sono una risorsa importante, soprattutto economica. Ora per i ragazzi di Vanoli la prossima tappa sarà l'amichevole del 24 settembre contro l'Inghilterra. Sullo sfondo però c'è sempre il sogno di far parte della nazionale italiana del domani. Per noi è costruire un gruppo più ampio possibile, perché la nazionale è un merito. E quindi anche i ragazzi devono capire che se lo devono guadagnare sul campo.